Questo programma è offerto da... Quello che per te è prezioso, per noi vale di più. Banco Oro valuta il tuo oro come oro puro 24 carati, pagandolo in base alle quotazioni di mercato aggiornate in tempo reale. Banco Oro, il tuo oro vale di più. Ciao a tutti amici del Movida e bentornati. Oggi ci troviamo presso la scuola di ballo Descarga Cubana di Modugno e siamo qui per mostrarvi più da vicino il fantastico mondo del ballo che tanto ci appassiona. Seguiteci! Tutti! Ai 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 ai! Sabe che me sta matando poco a poco e ya me estoy volviendo loco. Momentos que mi mente no olvidará. Ya tengo tus besos, pero siempre te pido más. Si digo te quiero para amarte una eternidad, tú siempre respondes, mentiroso, di la verdad. Siento que me muero, ya no puedo más. Si me niegas eso, creo que mi alma no resistirá. Yo daría la vida. Y esa es la verdad. Por tu amor. Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das. Ay, amor, tú no confías en mí. Si yo te brindo mi amor sincero y yo me muero por ti, por ti, por ti. Ay, amor, ay, amor, no confías en mí. Tú no confías en mí. Qui con noi abbiamo Patrizia, dirigente della Descarga Cubana. Buonasera. Buonasera. Allora, Patrizia, ha 9 anni da quando si è aperta questa scuola. Com'è stato l'approccio all'inizio? È iniziato tutto per caso oppure per gioco? Come? Spiegami un po'. Per caso e per gioco, perché ci eravamo riuniti io con un gruppo di ragazzi con cui ballavamo per provare delle coreografie e invece poi ci hanno chiesto di fare dei corsi. Che tipo di formazione offre questa scuola? Quali corsi ci sono? Allora, dei corsi di tutti i livelli, quindi dal livello principiante, perché non ho mai messo un passo, fino ai corsi accademici più addentrati nella cultura cubana, quindi dei corsi accademici di danza afro-yoruba, quindi gestualità femminile, maschile, salsa cubana, salsa portoricana, sempre di tutti i livelli, dal livello principiante fino ai livelli più alti. Quest'anno stiamo inserendo anche un corso con la maestra Solvay Abri Martinez di balli popolari cubani, quindi Mozambique, Pilon, tutti questi balli campesini. Poi abbiamo Zumba, Pilates, hip hop, reggaeton, danza moderna e danza classica per i bambini. Abbiamo inserito anche una nuova disciplina insieme a Zumba, che si chiama Bokwa, una disciplina nuova che è stata presentata quest'anno alla fiera del fitness a Rimini ed è una novità, insomma, quindi un fitness un po' diverso da Zumba. Tu me haces vivir, tu me haces soñar. Se me pari, se me agita el corazón. Tu me haces reír, tu me haces llorar. Pero nada importa cuando te veo, cuando te tengo. Se me van las horas cuando te siento, cuando te beso. Es tan natural. Eres tú, eres tú, eres tú, la que llena y alimenta mi amor. Patrizia, come giudichi il tuo staff? Uno staff eccellente, sempre pronto a soddisfare le esigenze dei corsisti, sempre molto disponibile, sia nei confronti dei corsisti sia nei miei confronti, insomma, nei confronti della scuola, ecco. Di solito gli insegnanti come si relazionano agli alunni? Sono rigidi oppure no? Dipende, bisogna essere un po' rigidi quando serve, perché altrimenti i corsisti prendono il sopravvento e poi scherzare quando ci vuole, perché ovviamente chi si avvicina, soprattutto i principianti,
che si avvicinano al mondo del ballo lo fanno per divertimento, perché vogliono staccare la spina dalla monotonia quotidiana, dai problemi che ormai, cioè, tutti abbiamo. E quindi non vogliono un insegnante che sia rigido per 2 ore o 1 ora, quello che sia, che non si possa ridere, che non si possa fare una battuta, quindi le battute ci stanno, si ride, si scherza, ovviamente si impara. Mi dicevi prima, qui organizzate anche degli stage, quindi? Sì, organizziamo spesso degli stage, a breve avremo uno stage un po' diverso, di burlesque, e poi comunque abbiamo gli stage classici di zumba, di boqua, di kizomba, di gestualità. Cioè, per tutti i gusti, insomma. Per tutti i gusti, per tutti i livelli e per tutte le età. Lentamente por el bulevar, todo se detiene cuando va a pasar. Y en su mirada hay una flecha que va directo al corazón. Vuela en el aire cuando mira la promesa de un amor. Y dice: baila conmigo, porque bailar me provoca. Cuando la luna se asoma, ay, dame un besito en la boca. Eso. Que siga la rumba, rumba que tiene. Stasera avete organizzato una festa. Sì, abbiamo organizzato una festa del principiante, diciamo, perché appunto per agevolare chi magari si è avvicinato da un mesetto al ballo, e quindi così diamo la possibilità, insomma, di venire a ballare in un ambiente più familiare, piuttosto che in una discoteca vera e propria, dove magari potrebbero sentirsi osservati perché non sanno fare quel passo bene. Invece qui si sentono più in famiglia, ecco. Allora, facciamo un riassunto di tutto. Le caratteristiche della descarga cubana, qualche aggettivo per descriverla? Ambiente sano, accogliente, familiare, ma soprattutto uno staff eccellente, di ottima qualità. E quindi corsi per tutti i livelli, per tutte le età, dal livello principiante ai livelli accademici. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Spazio finito? Da un'idea a Conconi Casa, oggi c'è Pratica. In apparenza è un'elegante sedia, ma all'occorrenza sa trasformarsi in un solido asse da stiro. Pratica è custode dei tuoi spazi. La chiudi e torna ad essere una sedia. Pratica non occupa spazio, lo crea. Per acquistare Pratica, chiama allo 080 453 0136. Conconi Casa, in via San Michele a Casa Massima. Diamond VLT, via Napoli 333 AB, Bari. Sala slot e videolottery con jackpot nazionale di sala. Un ambiente elegante con sala fumatori, area condizionata e bar, dove vincere e divertirsi. Diamond VLT, il divertimento è per tutti. Seguici su Facebook. Il gioco è vietato ai minori e può creare dipendenza. Abbiamo qui con noi due insegnanti della descarga cubana, Tiziana e Gianni. Buonasera. Ciao Giussi. Ciao Gianni. Ciao Giussi, buonasera a tutti. Allora, iniziamo da te, Tiziana. Come ti trovi alla descarga cubana? Bene, molto bene. La mia esperienza con la descarga è iniziata 5 anni fa e sono pienamente soddisfatta e ormai è una famiglia. Cosa insegni tu? Io insegno modern jazz classico e anche col maestro di tango, il tango argentino.
Quanti anni avevi quando hai cominciato a ballare? Vabbè, io ho iniziato a ballare dalla pancia della mamma, però effettivamente poi sono andata a scuola di danza da quando avevo 4 anni, quindi proprio... E poi man mano crescendo ho anche appreso l'amore per il tango da quando ho incontrato Gianni. Da quanto insegni qui alla Descarga, come ti trovi in questa scuola? Io mi trovo benissimo, comunque adesso stiamo iniziando il percorso riguardante il tango argentino. La scuola è molto bella, molto diciamo funzionale, con tante sale, tante possibilità di fare lezioni. Tu che cosa insegni? Io tango argentino. Quando hai cominciato a ballare? Io ho cominciato da adulto, ma sono oltre 10 anni. E niente, quindi il mio percorso è stato quello di fare tante lezioni, anche da subito. E poi di fare competizioni, partecipare a tante milonghe, che sono le serate da ballo. E dopodiché sono passato all'insegnamento e alle esibizioni. Antonella, insegnante di? Zumba e Bokwa. Bokwa, che cos'è questa nuova disciplina? È aerobica, è adatta a tutte le fasce di età, è nata da poco in Italia. È adatta a tutti, anche i sordomuti, in quanto non c'è conteggio della musica, non c'è coreografia, usiamo i simboli universali, cioè lettere e numeri. Infatti con i piedi andiamo a disegnare le sagome delle lettere e dei numeri. Che tipo di target si avvicina a questa disciplina? Tutti, praticamente tutti, anche molto, vediamo molto i maschi presenti alle lezioni di Bokwa. Quindi di solito magari la Zumba o il fitness che è più indirizzato verso le donne? No, diciamo che Zumba, si avvicinano di più le donne a Zumba perché vedono molto caraibico, vedono i passi bassi del caraibico. Quindi i maschi che non sanno ballare iniziano a dire no, si balla, non faccio Zumba. Invece con Bokwa, proprio perché non c'è ballo, non c'è conteggio della musica, ci si sprona di più. Secondo te come mai si sta diffondendo così tanto in Italia, dato che comunque viene dall'America, no? Sì, è facile. Facile, divertente, molto energetica, si spendono 1200 calorie a ora. Anche per chi vuole dimagrire, quindi è il top. Sì. Va bene, grazie. Ciao. Abbiamo Sol, la conoscete già, buonasera. Buonasera a tutti. Sol, da quanto insegni alla Descarga Cubana? Alla Descarga già da 3 anni. Come ti trovi in questa scuola? Oh, è una famiglia, grazie a Dio, che questo non si trova tutti i giorni. Dimmi un po', è vero che tu fai molti stage in questa scuola? Stage di che cosa? Facciamo un po' di rumba, di son, di balli popolari, soprattutto che è quella... nuova disciplina, diciamo tra virgolette, che stiamo facendo quest'anno, gestualità femminile, insomma. Mentre quindi la disciplina che insegni come corso vero e proprio qui alla Descarga è? Gestualità femminile e balli popolari cubani. Secondo te perché i ragazzi si avvicinano a questo tipo di disciplina? Prima sta anche la curiosità, sapere, conoscere, muoversi, cioè che poi... e cercare la coppia, il partner nuovo, queste cose anche. Dimmi un po', ma è vero che i ragazzi quando iniziano a ballare diventano un po' più affascinanti? Ma certo che sì, non è lo stesso vedere una persona tutta fiacca a una che sa muoversi. Grazie Sol. Ciao a Movida Latina. I
abbiamo Silvia, una delle insegnanti della descarga cubana. Dimmi un po', come ti trovi in questa scuola? Benissimo, mi sento come a casa mia, infatti sono sempre qui, lavoro da tanto tempo. Da quanto tempo lavori qui? Sono 6 anni circa, 6 anni che sto con la descarga cubana. E cosa insegni? Un po' di tutto, insegno dal caraibico alla danza classica, alla danza moderna, faccio anche zumba, quindi diciamo un po' tutto il genere del ballo. Dimmi un po', i tuoi allievi si avvicinano alla tua disciplina un po' per gioco o c'è anche chi spera di diventare un ballerino professionista? Beh, qualcuno che comincia dalla base per divertimento, per passare tempo, per fare nuove amicizie, quello diciamo che è l'approccio, il primo approccio delle persone. Chi invece studia da più tempo, tipo fa 3 anni di ballo, comincia a prendere più seriamente la situazione, quindi cerca di diventare più professionista, imparare molte più discipline. Secondo te come mai ultimamente è tantissima la gente che si avvicina al mondo del ballo? Cosa ha di speciale? Beh, secondo me, oltre alle scuole di ballo, che sono tante famiglie secondo me, le serate non sono come andare a ballare l'house, è un ambiente molto più pulito, è più familiare, è più tranquillo, è bello, un altro mondo diciamo. Patrizia, presentiamo lo staff della descarga cubana. Silvia, Angelito, Sol, Leonardo, Anna, Francesca, Marica, Maurizio, Paola, Angela, Fabrizio, Antonella, Tonia, Enzo. Questo è lo staff della descarga cubana. Esto es pa' ponerte así a bailar con otro mambo que... Come avrete notato, negli ultimi anni sono sempre di più i ragazzi e non solo che si avvicinano al mondo del ballo. Magari dovreste fare un salto in pista anche voi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!